Siamo a Sanremo con Noemi. Made in London è il tuo ultimo disco, a parte che è una copertina bellissima. Hai visto? Bellissima. Bellissima. Allora, il sound è molto internazionale. Come mai questa scelta di Londra come città per vivere e tutto? Ma guarda, io mi sono fatta un esame di coscienza e mi sono detta 2 anni fa, sono stata coerente con me stessa in questi dischi, in questi 2 dischi che ho fatto, dico, sono contenta di chi sono, delle mie canzoni. In realtà sì, ero contenta, ma non fino in fondo, perché mi rendevo conto che, per esempio, dal vivo dovevo sempre mettere alcune cover, perché magari quel tipo di sound che mi piaceva non c'era all'interno del mio disco. Secondo me questo era un grave gap all'interno di quella che era poi il fatto che io, insomma, canto inediti, dovrei essere una cantante che canta inediti. Mi farebbe strano sentire Michael Jackson che canta, anche se Michael Jackson non c'è più, però cantare un inedito di qualcun altro. Allora dico, vabbè, io quel sound lo vorrei, voglio provare a fare un disco internazionale e moderno, che però non si dimentichi del fatto che io sono una cantante italiana. Quindi mi sono messa in gioco io con la mia vita, mi sono trasferita a Londra e ho iniziato a fare writing session lì, a frequentare gente, a uscire con gli autori, che poi sono diventati degli amici e insomma, cercando di creare quello che avevo in Italia anche lì a Londra. E il risultato è Made in London, di cui sono anche produttrice artistica, e devo dire che è stata una bellissima esperienza, perché moltissimi pezzi li ho scritti io, c'è un pezzo bellissimo che si chiama Acciaio, anche questi qua di Sanremo, li ho coscritti e sono molto importanti, perché sono per me un upgrade all'interno della mia carriera. Sono contenta che siano piaciuti, insomma, fino adesso, anche agli altri. Parlo di quelle persone che mi stanno vicino, che mi direbbero subito se sono delle... No, sono molto belli, perché li abbiamo sentiti. E anche la mia discografia, sono rimasta molto, molto contenta di questo, insomma. I 2 pezzi che sentite a Sanremo sono sempre scritti da me in collaborazione con altri autori, e Un uomo, un albero è un pezzo che parla di come mi piacerebbe essere tutto ad un pezzo, con bella pianta da terra, ma ascendente. Solide radici. E invece Pure bagnati dal sole invece parla di come è bello amarsi così come si è, senza, cioè, io diciamo che era, parlava non di autoerotismo nel senso di però di come ci si ama in maniera, no, come si ama se stessi, e perché potrebbe anche essere confuso, però ognuno di canzoni ci può vedere anche quello che vuole, diciamoci la verità. E quindi questa sensazione, bagnati dal sole, questo calore che ti avvolge, mi sembrava bellissimo. Spero non l'abbia capito. Sanremo, appunto, per la prima volta come autrice. Sì. È una tensione particolare il fatto di essere lì su quel palco a cantare le tue canzoni. Guarda, io mi ricordo il primo Sanremo che io cantavo. La canzone l'avevo scelta, però l'aveva scritta il mio produttore, l'aveva arrangiata il mio produttore. Secondo Sanremo ho scelto la canzone, ho scelto chi? L'autore. Il produttore e l'autore, assolutamente, che poi è stato carissimo. E quest'anno... È un ulteriore step. All in, come si dice Texas Hold'em. E devo dire che... Però ci sta, perché in realtà era un'evoluzione che io sentivo profondamente di doverla fare, e sentivo profondamente che andava fatta, perché veramente avevo la percezione che mancasse qualcosa all'interno del mio mondo musicale. Spero di averlo riportato indietro con questo viaggio in Inghilterra, che spero che continuerà. Senti, la serata dei cantautori riproponi un pezzo che avevi già cantato, X Factor, La costruzione, sì, di un amore. Sì. Fossati è forse uno dei più grandi in assoluto a livello di testi. Ma poi Fossati, lo sai la cosa bella? Che lui ha scritto un sacco di canzoni diverse e per esempio anche un sacco di canzoni molto più leggere della costruzione di un amore. A me piace il fatto che ci sia questo binomio nella musica: da una parte la musica un po' più pesante e dall'altra parte una musica un po' più leggera. E poi La costruzione di un amore l'ho scelta proprio perché mi fa pensare alla costruzione di qualcosa che ami, no? Non per forza dell'amore, ma anche la costruzione di un disco, la costruzione di se stessi, di quello che uno ama. È l'evoluzione, quindi. Un'evoluzione, quindi sì, io penso che
per me è stata una scelta bellissima e l'orchestra è fantastica quando suona. Spero che vi piaccia. Senti, sarai a Firenze il 29 aprile alla Viola. Sì, vi prego venite numerosi che il posto vi hanno detto che è abbastanza capiente. Esatto, sì. Però è un posto storico. Sia a Firenze che il rapporto hai con la città, se ci vieni con Beh, allora io diciamo che Firenze, penso parte di metà delle persone che lavorano con me sono di Firenze, il mio ufficio stampa, la mia band, sono per lo più fiorentini, per esempio faceva parte della mia band anche Giacomo Castellano, Bernardo Baglioni, pure un chitarrista molto bravo e sono contenta. Gioco in casa. Io gioco in casa, a Firenze poi mi piace tantissimo e devo dire che è una grande città, se dovessi pensare di andarmene via da Londra o da Roma sicuramente Firenze sarebbe la scelta più adatta, poi Lungarno mi piace, piccolina, mi hai detto che dal vivo stanno aprendo un po' di locali in più, sta rinascendo un po', e poi c'è il mio Piero a Firenze, quindi farai, vabbè, quindi The Voice, rifai The Voice, sì, quindi più agguerrita che mai, ragazzi. Benissimo, avevo fatto le prove l'anno scorso. Benissimo. Era un rodaggio. Benissimo, dai, mi fai un saluto per Full questo. Certo, un saluto per tutti i lettori di Full, ma per tutta la redazione di Full. Ciao ragazzi e in bocca al lupo. Ciao.